sicuro significa non farsi male e morire lavorare. Sono troppo gli incidenti sul lavoro, sono troppe le morti bianche, i numeri di questi primi tre mesi sono agghiaccianti. In Italia sono 189 morti sul lavoro, 4 in più di primi tre mesi dell'anno scorso. Va segnalato con forza che il vero aumento degli infortuni sul lavoro riguarda la componente femminile, con un aumento rispetto all'anno precedente pari al 71%. In ragione di questo periodo di aumento riduce infortuni per più del 12% rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso. Come non ricordare l'operaio edile Daniele Zaccheggi, di 58 anni, che già dicendo l'anno scorso è morto in molto vecchio, e tutti gli altri che altri mentre lavorano in questo sanitario. Ecco, attenzione, attenzione. Dobbiamo ripartire dal lavoro sicuro e dalle sue tutele. Vanno rispettate le leggi che esistono a partire dalla legge del decreto legislativo 81. Vanno rispettate la tutela della sicurezza, la denunciare della prevenzione, una valutazione seria dei rischi da parte del datore di lavoro e dei preposti, con l'informazione continua dei soggetti lavorativi.